Sempre rifacendoci un po' ai messaggi che arrivano, no? A te sono arrivati messaggi da Madre Santissima, da Gesù, da Dio Padre, e molto spesso sottolineano una cosa importante: aver fede, preghiera e purtroppo, io dico purtroppo, sottolineano anche quello che sta avvenendo un po' nel nostro corpo mistico, nella Chiesa. Una divisione. Allora, innanzitutto, che cosa possiamo dire noi a riguardo della fede, no? In realtà, la fede, cos'è che dobbiamo portare avanti per aver fede? E soprattutto, come dobbiamo pregare? Pregare significa pregare con il cuore, non è Chiaro, soltanto la certo. recita, la mera recita come se fosse una poesia. Che cosa ci puoi dire di questo? Per quanto riguarda è chiaro che in questo momento è il momento del demonio, diciamo così, stiamo vivendo l'Apocalisse, quindi la Madonna l'ha già detto. E il demonio è entrato nella Chiesa, ahimè. Disse Paolo VI. Probabilmente anche forse per provare quanta fede, non solo noi fedeli abbiamo, ma quanta fede hanno anche coloro che dovrebbero guidarci. Io credo che il vero problema poi sia questo, no? E soprattutto perché se noi ci affidiamo a dei sacerdoti che non hanno più fede, siamo dei ciechi. E come dice la Madonna, no? Sono dei ciechi che guidano altri ciechi. Come dice E Cristo però chissà, nel ecco, Vangelo. e quindi chissà dove andremo a finire. Allora, io sono convinta, sono sicura e sono certa che le tenebre nella Chiesa non potranno mai prevalere. E noi dobbiamo pregare con fede, credere nell'amore di Dio, non scostarci assolutamente, non cambiare una sola parola dalle nostre preghiere, dal Vangelo e dalla parola di Dio. Io credo che avere fede significa questo, affidarci di quello che ci hanno lasciato i nostri padri della Chiesa, no? E tempo fa la Madonna in un messaggio diceva: studiate, voi che studiate teologia, ma io ho bisogno non di teologi, ma di pastori. È importante studiare, ma è importante anche accogliere, Quindi essere da guida a essere da qualcuno. guida, ma Certo. soprattutto la Chiesa accoglie, la Chiesa, la madre Chiesa, si chiama anche così perché deve essere come la madre che accoglie i Accogliente. propri figli. E se i sacerdoti non fanno questo, allora sparisce la Chiesa e non va bene. I sacerdoti devono essere la nostra guida, devono confessare, confessare tanto. Tanto che io la prima cosa che feci quando cominciamo questa esperienza su Campo delle al Rose. Campo delle Rose fu quello di chiedere a dei sacerdoti di venire a confessare, perché la confessione è il primo passo per la conversione. Se non ti confessi, non puoi iniziare a dire io mi sto convertendo, perché è da lì che parte tutto. Tantissima gente si confessa dopo 40-50 anni e questa è una cosa meravigliosa perché da lì c'è un seguito, iniziano un percorso. Certo, è il primo passo per Quindi fare una grande il primo passeggiata. passo per la conversione è proprio questa, la confessione. Allora, però se ci sono, ecco, con la pandemia per esempio, le chiese a volte chiudono, i sacerdoti non confessano più perché hanno paura, ma non si può avere paura di Gesù Cristo, non si può avere paura dove in quel momento c'è Gesù Cristo, che in un prete quando confessa, non si può Certo. avere paura di questo. È quel un messaggio che io vorrei anche dare, come non si può avere paura di Gesù nell'Eucaristia.